Tornati l'anno l'8, il 9 e il 10 di settembre, l'iconica kermesse enologica dedicata allo Sforzato, il più famoso dei vini valtellinesi. Giunto alla nona edizione, Eroico Rosso Sforzato Wine Festival offrirà anche quest'anno un sapiente mix fra enologia, con degustazioni nei palazzi storici, gastronomia, cultura, conoscenze del paesaggio e musica di qualità. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell'evento in municipio. 26 le cantine e vinicole presenti. Il programma ripercorre quello classico con alcune novità. Eroico Brunch, percorso fra i sapori valtellinesi in piazzetta Salis, il Pic Chic in vigna con calici sparkling della cantina La Grazia e quelli rosa di Radis, lo street food con mignon dolci salati grazie a Bottega Valtellina. Eroico Rosso è una manifestazione a cui sono particolarmente personalmente legato. L'ho vista nascere e di fatto ha seguito tutto il mio mandato di sindaco e credo che sia forse la manifestazione che meglio rappresenti la nostra città perché parla di noi stessi. In Eroico Rosso viene aperto il centro storico, è come se le persone che vengono a Tirano siano i migliori nostri ospiti, dove tutta la casa è tutto il centro storico di Tirano. Credit Agricole Italia è orgogliosa di essere partner del Comune di Tirano in questa importante manifestazione a sostegno del territorio e dei produttori vitivinicoli della provincia di Sondrio. La banca offre in particolare molti prodotti, servizi e finanziamenti specifici per tutta la filiera dell'agroalimentare. L'evento è una iniziativa del Comune di Tirano, realizzata in partnership con il Consorzio Turistico Media Valtellina, con il contributo della CM di Tirano, del BIM, il patrocinio della provincia, di Regione Lombardia e lo sponsorship di Crédit Agricole. All'iniziativa collaborano AISE e ONAF Sondrio, il Consorzio Tutela Vini di Valtellina, Unione CTS Sondrio e i proprietari delle dimore nobiliari.